Ufficialmente iniziata la seconda edizione del Generazione Futuro Festival, un evento fortemente voluto dalla Fondazione Carifan. I giovani sono il nostro futuro e ai giovani voglio dire che a Fano abbiamo una fondazione. Abbiamo una fondazione che non c'entra nulla con la banca, è la derivazione della banca. Nel 1843, giusto per non farla tanto lunga, alcuni benemeriti filantropi per cercare di lenire la piaga dell'usura si sono autotassati e hanno fondato la banca. Noi oggi raccogliamo i frutti di quel seme. Per 150 anni circa la banca ha operato, poi con una legge nel 1992 la banca è stata scorporata. È nata la Fondazione. Fondazione Carifano presenta questa seconda edizione. Quanto è importante un festival del genere per i più giovani? Molto importante. La Fondazione vuole investire sui giovani e sulle loro potenzialità, sulle loro capacità. Generazione Futuro è un format che l'anno scorso ha visto la prima edizione, ha visto il successo e la partecipazione di tanti giovani. Quest'anno abbiamo voluto replicarlo con all'ordine del giorno due temi che sono due temi assolutamente attuali, che sono il digitale e lo storytelling. I giovani hanno un loro linguaggio e noi vogliamo dare delle opportunità, e l'opportunità di questa occasione è anche appunto consentirgli di sentire voci, sentire e confrontarsi con i loro beniamini che a livello nazionale sono un punto di riferimento per i giovani. Creare delle opportunità e mettere i nostri ragazzi nelle condizioni di potersi confrontare e proporsi nella città dove vivono, nel territorio nel quale vivono, penso che sia una cosa importante sul quale la Fondazione vuol continuare ad investire. E poi vedo tanti ospiti di rilievo in scaletta. Sì, questo appunto è proprio per il rilievo che abbiamo voluto dare a questa iniziativa. E parlare di giovani non vuol dire che qualcuno meno giovane deve parlare di loro. Bisogna metterli nelle condizioni di parlare tra di loro e con i soggetti che loro ritengono siano i loro punti di riferimento. Penso che sia importante che un giovane si possa confrontare proprio de visu e confrontarsi a tu per tu con chi magari viene più volte ossequiato con i like, perché al di là dell'aspetto digitale penso che la fisicità sia ancora una cosa molto importante. Protagonista della prima serata, Marco Maisano, giornalista e documentarista investigativo. Mi definirei semplicemente un giornalista che ha, come dire, trovato il modo di fare questo mestiere seguendo un po' l'innovazione, quindi utilizzando gli strumenti che oggi ci sono. E sicuramente, appunto, prima lo accennava chi ci ha preceduto, sicuramente il podcast è lo strumento più attuale che io vedo, almeno insomma girando abbastanza per fare questo mestiere, il nostro mestiere. Le chiedo quanto è importante oggi comunicare con i giovani. Direi fondamentale, perché i giovani sono gli adulti del futuro, nel senso che a me fa ridere perché vengo trattato come un giovane, il che mi fa immensamente piacere, seppure insomma inizio a non essere più considerato proprio un giovane. Però a parte scherzi, credo che sia fondamentale comunicare con i giovani oggi, perché sono gli adulti di domani, sono gli elettori di domani. Nel mio caso, che faccio il giornalista, ho questa piccola ambizione di provare a spiegare alle persone intorno a me la realtà, e credo che il podcast sia forse oggi lo strumento più efficace per parlare soprattutto ai più giovani. Com'è cambiata la sua professione in questi anni? Tantissimo. Io ho cominciato con la carta stampata e oggi, se penso ai giornali di carta, mi fa impressione. C'è dentro di me un sentimento di nostalgia presente, perché adoro ovviamente quel mondo perché fa parte della mia crescita, però ecco, sono cambiate tanto le cose. Poi sono passata alla TV e soltanto adesso ai podcast, da un paio d'anni ai podcast. È senz'altro questo, poi chissà in futuro se ci saranno ancora, ma ad oggi è sicuramente lo strumento più attuale che i giornalisti hanno, ecco. E non solo i giornalisti, gli storyteller, chi ama raccontare una storia, ecco. Forse l'aspetto più interessante per i giovani è che
fare un podcast è relativamente semplice, no? È pieno in Italia di podcast indipendenti che raccontano storie fighissime e che hanno avuto un grande successo. E poi c'è il podcast, il suo podcast, uno strumento importante di tendenza. Sì, di tendenza. Diciamo che ancora oggi è forse un po' di tendenza, non credo che lo sarà in futuro, penso che invece sarà in grado di inserirsi all'interno del mercato, cioè in un senso più stretto, ecco, e non soltanto come una moda, ma già non lo è più, nel senso che gli ascolti in Italia sono milioni, quindi non è, come dire, una nicchia che ascolta i podcast, ecco. Sicuramente è partito, come tutto ciò che parte dall'inizio, come una bolla, se vogliamo, ma che già adesso invece coinvolge molte più persone, ecco, è diventato uno strumento pop da questo punto di vista. Un commento anche sulla Generazione Futuro Festival, un festival appunto destinato ai più giovani. È fantastico che ci si pensi, in Italia purtroppo spesso i giovani sono visti come, non so, una cosa a cui non si ama troppo comunicare perché vengono visti come bamboccioni, come è stato detto un sacco di volte, oppure come quelli che non vogliono sporcarsi le mani, come invece va di moda dire oggi a quei ragazzi che devono fare avanti e indietro dall'università a casa troppe volte e non hanno il diritto allo studio. È fondamentale avere questi spazi dove invece i ragazzi possono confrontarsi tra di loro, ascoltare magari anche la testimonianza di chi non è proprio più giovane, ma insomma mi ricordo ancora bene quando lo ero, ecco. Parliamo di Generazione Futuro, quindi ci proiettiamo un po' in avanti. È difficilissimo con questa professione immaginare cosa succederà tra 10 anni, perché ogni decennio ha stravolto tutto e siamo forse a un punto di svolta veramente radicale, no? Tu cosa immagini però per questo mestiere e cosa ti auguri per chi ama raccontare prima di tutto storie? Ma allora guarda, io dico sempre, poi i podcast sono il futuro, non lo so, cioè nel senso credo che saranno uno dei tanti strumenti che noi giornalisti e diciamo narratori di storie avremo, non credo che i podcast saranno una cosa che finiranno dopodomani, ma farà la loro parabola come tutto, no? Quindi, ma nasceranno nuove forme, io credo che il giornalismo scoprirà le nuove forme di narrazione, di racconto che oggi noi non ci possiamo neanche immaginare, ma come non si poteva immaginare il podcast fino a 10 anni fa. Rispetto a quello che io 10 anni fa negli Stati Uniti, rispetto a quello che io spero per chi fa questo lavoro, e guarda, lo dico non con tutto l'orgoglio che un giornalista solitamente ci mette, perché io riconosco gli errori, le tendenze sbagliate che il giornalismo italiano spesso ha, dimenticandosi di raccontare le storie, affezionandosi invece a se stessi e quindi a non farsi neanche comprendere a volte. Tu leggi questi articoli di questi editorialisti che sono, la stanno raccontando al collega, non ti capisce nessuno, è solo uno show off delle tue capacità, no? Quando invece il giornalista dovrebbe farsi capire da chiunque, quando dice da chiunque sia in grado di leggere. Diceva la casalinga di Voghera, esatto. Ma sì, rende ancora l'idea. È simile anche qui, me lo ricordo. Presentiamo questa seconda edizione del festival, tanti ospiti importanti e poi c'è una collaborazione con Sky che ha dato prestigio alla città di Fano. Sì, diciamo così, abbiamo un po' approfittato della presenza di Calciomercato l'Originale che oggi conclude il suo tour a Fano, un grandissimo successo, ci hanno regalato questa visita e stasera parte Generazione Futuro, un evento che la Fondazione Carifano ha voluto fortemente, seconda edizione, 3 nomi da non perdere, Maurizio Merluzzo, Marco Maisano questa sera e domenica Federico Buffa. La domanda forse è banale, quanto è importante oggi avvicinare i giovani alla comunicazione? È fondamentale, anche se i giovani già sono vicini al mondo della comunicazione. Questo evento vuole in qualche modo cercare di educarli, di spiegare loro come si dovrebbe utilizzare al meglio lo strumento comunicazione, il social, lo YouTube e tutti gli altri strumenti che si possono utilizzare per cercare di arrivare all'obiettivo senza uscire fuori dalle righe. È chiaro che un podcast che intende raccontare una storia del 94 ha la necessità di renderla... allora, spesso la confusione che viene fatta è che il podcast sia un audio articolo o un audiolibro. Non è così. Il podcast è una narrazione molto più calda. Quindi se io devo, per esempio, raccontare di una storia del 94, raccontare la storia della signora Anita che si sveglia la mattina
e si fa il caffè, esce di casa e va a fare la spesa, la racconto esattamente così, la racconto al presente e dico che sono le 9:30, Anita si è appena svegliata, ha messo la moka sul gas come fa tutte le mattine, beve la sua tazza di caffè, accende una sigaretta, chiama suo figlio e poi esce a fare la spesa. Se sotto a questo racconto tu ci metti i rumori, no? Della macchinetta del caffè, della sigaretta che si accende, tu non sei più nel 94, Anita è lì. Ecco, credo che sia un po' questo, però questo è un aspetto più ad appannaggio, no? dell'autore che non del giornalista, inteso come professore. Spesso le due cose si sovrappongono perfettamente, a volte no, infatti motivo per cui noi abbiamo alcuni giornalisti che hanno anche un autore. Fano ha un occhio di riguardo per quanto riguarda la comunicazione e i giovani, ne parliamo con l'assessore. Sì, veramente un bel progetto partito l'anno scorso con l'idea appunto dell'agenzia comunica della Fondazione Carifano, che insomma ha voluto creare un festival che fosse vicino ai giovani, con il dialogo che i giovani, con le persone che tutti i giorni i giovani guardano tramite i social, tramite la televisione, e quindi portandolo direttamente qui a Fano. Devo dire un bel successo l'anno scorso e una bellissima partenza quest'anno, perché è stata appena inaugurata la seconda edizione, diversi giovani sono tanti quelli che vogliono parlare anche con i loro idoli, perché sono le persone che incontrano tutti i giorni. È un bellissimo progetto, perché dobbiamo fare veramente lo sforzo importante di avvicinarci al mondo dei giovani e capire insieme come potrà essere il futuro della nostra città, ma in generale il futuro della nostra nazione, e credo che questo sia il metodo migliore per farlo. Assessore Lucarelli, anche un motivo per la promozione turistica? Ma certo, questa è promozione turistica, perché di fatto inquadra una visione di città, la voglia di includere anche diversi target di età, di fare qualcosa per i ragazzi giovani che hanno bisogno di divertirci, ma hanno bisogno anche di momenti come questo, di fare cultura, di conoscerci, di incontrarsi. Quindi questo avvicina giovani anche da altre parti, da altre città, ma anche da altre regioni, a venire a Fano a incontrarci e incontrare i giovani fanesi. Io ho chiesto, e torniamo al podcast e alla funzionalità del podcast soprattutto per i giornalisti, ho chiesto al procuratore capo di Trieste di poter avere accesso all'archivio che custodiva tutta la storia di una bomber. È un box auto, immaginiamocelo, pieno di scatoloni e di foglie, di roba. Cioè, io entro lì dentro. Quanto ci sei stato dentro? Molto poco, e devo dire, voglio essere sincero anche in questo caso, io ho avuto, scusatemi, molto culo. È la verità, nel senso che in 5 ore io non mi aspettavo di trovare quello che ho trovato, ma non c'era modo di aspettare. Conta anche quello nella vita. Fondamentale. E cosa è successo? Io ho chiesto appunto al procuratore di avere accesso a quell'archivio. Il procuratore, sapendo che io non ero intenzionato a girare qualcosa, sì, di video, perché poi dentro quell'archivio abbiamo anche girato, ma di fatto era un progetto audio, lui mi ha concesso questo ingresso, chiaramente seguito da un custode che è rimasto con noi tutto il tempo. Ci siamo messi a cercare all'interno di questo archivio e abbiamo trovato quello che cercavamo. Noi cercavamo dei reperti, noi sapevamo di, io assieme al mio collega Ettore Mengozzi, sapevamo di questo capello che era stato rinvenuto all'interno di un uovo, un capello su cui erano state fatte tutte le indagini del caso, era stato estratto evidentemente il DNA, e questo DNA era stato messo a disposizione dei RIS di Parma, o meglio, loro hanno estratto il DNA e hanno tentato di vedere se c'era un match con gli indagati di allora. Avvicinare i giovani alla comunicazione, è ufficialmente iniziato il Generazione Futuro Festival. È tutto per questo speciale, buon proseguimento con i programmi di Fano TV.